Allora, oggi voglio mescolare due obiettivi diversi. Uno è introdurvi al funzionamento di GitHub, no? Con cui poi potrete diventare operativi in laboratorio da questa settimana in avanti, per sempre, per tutta la vita. Impareremo ovviamente 3-4 cose fondamentali. La seconda è approfittarne per fare un esercizio che ci permetterà un po' di andare a toccare i nervi scoperti nella gestione degli oggetti e delle collection in Java, no? Che sono cose che voi già avete fatto, avete già visto nel corso precedente, ma ci sono alcuni punti, no? Che poi anche a distanza di tempo uno si accorge che magari forse non li aveva poi così capiti. Allora faremo un esercizio semplice che poi ci servirà, diciamo così, anche come base su cui costruire poi un'applicazione grafica, ma per oggi ci concentreremo sulla parte non grafica, sulla parte Java semplice. Poi vedrete domani l'argomento che farete, si combineranno, c'è tutto un percorso, per cui questa sembra una lezione un po' di ripasso, ma in realtà non lo è, no? Pone le basi per qualcosa di più profondo. Dove essenzialmente l'esercizio che vogliamo fare è la costruzione di una piccola applicazione che in qualche modo ci permette di gestire il libretto universitario dei voti, con una serie di funzionalità. Qui ci dice che vuole una classe, vuole che creiamo una classe voto che rappresenta il voto di un esame, pardon, ho cliccato dove non dovevo, una classe voto che rappresenta il voto di un singolo esame, e una classe libretto che è la raccolta di tutti i voti, chiaramente. Questa classe libretto ci dice solamente che deve avere un metodo add per il caricamento degli esami, e poi deve implementare una certa serie di funzionalità. Ovviamente oggi non riusciremo a implementare tutte, inizieremo su alcune, ma questi 7, no, 9, pardon, funzionalità diverse, le abbiamo scelte perché ognuna in realtà nasconde dietro qualche ragionamento, qualche domanda da farci. Se vi accorgerete che la costante di questo corso, rispetto a quello che avete fatto in precedenza, è che noi dovremo qua inventare, decidere come realizzare una certa funzione, e non semplicemente inventarla o implementarla, pardon, all'interno di un framework, quindi una struttura di classi e metodi che è già stata definita. Quindi dobbiamo un pochino imparare a fare questo passo in più. Quindi non solamente usare il linguaggio, ma anche capire come. Allora, questo qua però lo facciamo già lavorando sulla piattaforma GitHub. Allora, per questo vi racconto solo due cose di introduzione, sul motivo, no? Per cui ci occupiamo di questo e su poi come funziona. Di fatto, non dico da sempre, ma quasi, c'è sempre stata la necessità di riuscire a gestire, nello sviluppo, parliamo di software, ma in realtà di qualunque cosa, sviluppo anche di applicazioni. Se cioè, voi domani sarete non so, degli scrittori di romanzi, farete il boom del prossimo Harry Potter, dovete scrivere del testo, e di questo testo è qualche cosa che si sviluppa durante i mesi, se non gli anni di lavoro. Allora, è fondamentale non avere un file unico su cui salvi, poi sbagli, poi cancelli, poi non ti ricordi cosa c'era prima, cosa avevi cancellato, ne hai 27 versioni, una sul tuo computer, l'altra sul computer dell'ufficio, l'altra sulla chiavetta, che poi hai perso ma hai ritrovato, allora non sai se è l'ultima versione o la penultima, cose che capitano ogni giorno. Okay? È fondamentale avere un metodo sistematico per mantenere si chiamano le versioni, cioè le varie versioni relative all'evoluzione di un determinato artefatto. Nel nostro caso parliamo soprattutto di artefatti software, ma non necessariamente. Ovviamente dal punto di vista tecnologico queste cose ci sono state, esistono già da anni. Adesso, ovviamente, combinandosi con la disponibilità di connettività di internet, parliamo di sistemi di gestione delle versioni distribuiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà noi lavoriamo su un progetto. Il codice sorgente di questo progetto può essere distribuito, replicato su più computer diversi, in modo che poi su ciascuno si possa lavorare, e questo permette anche di supportare dei team di sviluppo distribuiti. Non è che se il documento è sul mio computer e quindi se mi vuoi dare una mano devi venire sul mio computer a scrivere. Oppure ti mando un documento, tu lo modifichi, poi quando me lo mandi indietro ci perdo mezza giornata a capire cosa hai cambiato e inserirlo nel punto giusto. Quindi ciò che permette anche l'esistenza stessa di team di sviluppo distribuiti, cominciano a diventare sempre più la norma, no? Nelle aziende tecnologiche in cui ho più sedi, ma ho dei team di lavoro che sono trasversali, con persone che operano in vari sedi. Allora, come
Come si ottiene questo? Beh, innanzitutto distinguiamo tra due livelli di memorizzazione del codice. Repository è un concetto che indica un luogo, poi sarà un server, dei file salvati su un server, ma non ci interessa il dettaglio, in cui è salvata tutta la storia di un progetto. Cioè, dalla prima volta, quando avete creato il progetto vuoto, che conteneva niente, conteneva un file con solo il main di prova, vuoto, al programma completo, lì c'è tutta la storia. È un luogo in cui puoi andare a vedere com'era il progetto un anno fa esattamente. Chi ha modificato che cosa, quali file c'erano, quali file sono stati rinominati, che cosa è stato aggiunto, che cosa è stato cancellato. Non dimentica nulla. Il repository traccia l'intera storia di un progetto, tutte le versioni di un progetto. Poi non lo fa di nascosto, nel senso che siamo noi che poi dovremo esplicitamente dire quando memorizzare una nuova versione, quando memorizzare una variante. Però all'interno di questo è un luogo in cui c'è tutta la storia. Questo repository può essere privato, mio, ce l'ho io sul mio computer di un progetto su cui lavoro solo io, oppure può essere condiviso. Un repository condiviso è un repository in cui io lavoro, posso scrivere, voi potete leggere, vedere che cosa ho scritto, o magari anche voi potete contribuire e modificare dei file, quindi far evolvere il progetto all'interno del repository. Quindi immaginatelo come una sorta di strati diversi, pagine una sull'altra, una sull'altra, una sull'altra, che compongono tutte le varie versioni. In punta c'è la versione corrente, l'ultima, in fondo, man mano che andate giù, andate a scavare nel passato sulle versioni precedenti. Ovviamente non possiamo lavorare in un progetto in cui contemporaneamente vedo tutte le singole versioni di un file. Mi interessa lavorare su una versione, tipicamente sulla più recente. Allora, per questo ciò che si fa è estrarre dal repository una cosiddetta copia di lavoro, una working copy. Cos'è questa? È essenzialmente una copia, un'estrazione dell'ultima versione di tutti i file, il contenuto del progetto, aggiornata oggi, e copiata sul computer su cui ci devo lavorare. Si chiama working copy apposta perché ci posso lavorare. Quindi c'è una versione sola, quella tipicamente l'ultima, non è detto che sia l'ultima, potremmo voler lavorare su una versione vecchia perché magari quella versione è già andata ai clienti, ma dobbiamo correggere degli errori, quindi dobbiamo correggere non sulla versione nuova, ma su quella di un mese fa. Ma sono tutti casi che si possono gestire. Ma di fatto abbiamo una versione estratta dal repository e su questa versione posso fare delle modifiche. Posso vederla, posso compilarla, posso eseguirla, posso modificare, aggiungere, cancellare, togliere, eccetera, eccetera. E il sistema di gestione della versione ti ritraccia delle modifiche che io faccio nella working copy rispetto alla copia che era estratta dal repository. Perché nel momento stesso in cui estraggo una copia dal repository e la porto sul mio computer e comincio a lavorarci, fosse anche solo aggiungere uno spazio bianco, allora la working copy e il repository non sono più sincronizzati, contengono informazioni diverse. Allora, gli altri utenti che vedono il repository mio, eventualmente condiviso, continuano a vedere ovviamente ciò che c'è nel repository, ma io sul mio computer sto andando avanti. È la mia copia. Però localmente il sistema di gestione delle versioni tiene traccia di che cosa ho aggiunto, che cosa ho modificato, che cosa ho cancellato, eccetera, eccetera. Quando voglio poi potrò fare delle operazioni in cui riporto le modifiche che ho fatto sulla mia working copy, le riporto nel repository, creando cosa? Creando una nuova versione. Nel repository non si modifica mai nulla, non si può modificare qualcosa che già c'è, si può solamente aggiungere, perché così ho la storia. Quindi diciamo che estraggo la versione 10 di qualche cosa dal repository, ci lavoro, la salvo e quella diventerà la versione 11. Rimane la 10, chi la vuole continua a vederla, e invece chi vuole, dopo che io ho aggiornato, avrò la versione 11. Quindi ho questa operazione di trasferimento di informazioni dal repository della working copy e viceversa, a cui diamo un nome. Okay? Allora, commit è il nome che si dà all'operazione di consolidamento della working copy attuale, modificata, nel repository. Quindi ho una working copy, la salvo in un repository creando un commit nuovo,
un livello in più, uno strato in più che verrà memorizzato, si aggiungerà a quelli precedenti e verrà memorizzato nel repository. Ovviamente il sistema fa in modo di evitare pasticci, nel senso che se io ho due utenti diversi che hanno accesso allo stesso repository, entrambi lavorano sull'ultima versione, fanno modifiche diverse, ciascuno a casa propria, dei file, e poi cercano entrambi di fare commit nello stesso repository, il sistema lo impedisce, no? Impedisce il macello. Quando il primo che riesce a fare commit, il proprio commit verrà accettato, quando il secondo cerca di fare commit dice attenzione che il tuo commit è relativo a una versione che non è più l'ultima. Quindi non puoi farlo così. E quindi o ti fai una variante del progetto, quindi il progetto da questo momento in avanti si divide in due, la versione modificata da Tizio e quella modificata da Caio, si chiamano branch, rami di progetto, che poi si possono far convergere, oppure ti vai a prendere l'ultima versione, vai a vedere che cosa ha fatto il tuo amico e riconcili le modifiche. Questa riconciliazione prende il nome di fusione o merge, in parte può essere fatta automaticamente, ma in buona parte deve essere fatta sapendo che cosa scrivi, non è che puoi mettere insieme le righe così. Questo è un problema che si ha ovviamente quando si lavora in più persone sullo stesso progetto. La cosa importante è che il meccanismo magari ci può far arrabbiare, magari è più rigido di quanto vorremmo, ma ci impedisce di far casino, cioè non, è garantito che non perdiamo mai niente. Quando facciamo un commit, che cosa dobbiamo fare? Quindi, lavorando da soli, questo problema si pone molto raramente. Quando facciamo un commit, essenzialmente siamo obbligati a dire che cosa abbiamo fatto. Cioè, non basta salvarlo. La differenza è quando voi, che ne so, lavorate su un documento condiviso su Dropbox. Facciamo un esempio. Allora, ogni volta che salvi, l'applicazione Dropbox salva una versione nuova. No? Per cui, se ti accorgi che a un certo punto hai fatto casino, puoi andare sul sito, vai a vedere versioni, storia e hai tutte le versioni, i salvataggi precedenti elencati. Qual era quello giusto? Qual era quello che devo andare? Boh, non lo sai, perché ovviamente Dropbox non sa cosa stai facendo, vede che hai modificato il file, aggiorna la nuova versione. Quello è un sistema di versionamento molto molto grezzo, utilissimo, ma non è diciamo così evoluto, perché non capisce cosa stiamo facendo. Ad esempio qua, in tutti i sistemi di versioning del codice, è obbligatorio mettere un messaggio: cosa ho modificato, perché? Chiaramente posso scrivere fatti miei e non serve a nulla, no? Però conviene sempre descrivere che cosa abbiamo fatto. Così, a distanza di tempo, prima gli altri, vedendo la storia del repository, sanno che modifiche ho fatto. Ma io stesso, ricordatevi, gli altri siete anche voi domani. Domani voi non vi ricorderete più cosa avete fatto oggi, ma se ce l'avete scritto ve lo dite. Quindi il vostro principale interlocutore è il vostro se stesso, voi stessi del domani, tra una settimana, quando direte ma chi ha scritto sto codice che fa schifo? Poi vai a vedere, sei stato tu. Commit. L'operazione inversa al commit è l'operazione di aggiornamento. Su questa si chiama in modo diverso, update oppure pull oppure fetch, ma sui dettagli non ci interessano. È l'operazione in cui io aggiorno la mia working copy rispetto al repository. Cioè io avrò la mia working copy. Allora, questo avviene in due momenti. O quando parto da zero, quindi non ho nessun progetto, e mi creo una prima working copy su cui lavorare. Nel frattempo gli altri stanno lavorando sul progetto. Quindi io voglio a un certo punto incorporare le modifiche che gli altri hanno fatto all'interno della mia working copy. Allora, l'operazione di aggiornamento va a prendere l'ultima versione che c'è nel repository, va a confrontarla con la working copy e dice, guarda, lui ha modificato il file A, tu il file A non l'hai toccato e quindi te lo copio. Qualcun altro ha modificato il file B, ma anche tu hai modificato il file B, attenzione, non te lo copio in automatico, perché sennò rischierei di sovrascrivere il tuo lavoro o sovrascrivere il lavoro di altri, ti faccio vedere le differenze e vedi tu come unirle. Quindi tutta una serie di, diciamo così, a volte li possiamo vedere come degli ostacoli al fare ciò che voglio, ma di nuovo serve per garantire la coerenza. Se nessun altro ha cambiato non c'è problema, perché semplicemente si aggiornano i file. Allora, questo è un meccanismo generale in cui ho un repository che ha tutta la storia e ho delle working copy
a questo punto parlo il plurale, delle working copy su diversi computer che possono essere tutti della stessa persona o di persone diverse. Ovviamente ciascuno entrerà con le proprie credenziali, con i propri diritti d'accesso, non è che vada solo a scrivere un qualunque progetto di chi che sia. Esistono due modi diversi di organizzare questa cosa. La più semplice era stata in voga fino a un certo tempo, era quella di avere un controllo di versione centralizzato. Cioè per un determinato progetto c'è un repository al mondo che centralizza quello. Poi può avere migliaia di sviluppatori che però fanno tutti riferimento allo stesso repository. Questo ha due vantaggi. Il primo, che io sul mio computer ho solo la working copy. Per cui ogni volta che voglio modificare qualche cosa devo essere connesso a internet, come minimo. O una volta che voglio andare a consultare qualcosa, devo essere la storia, devo essere connesso e così via. Secondo problema è che quel repository centrale qualcuno lo possiede. Allora, fino a quando io sono d'accordo col padrone, no? Quel computer su cui c'è il repository è di qualcuno, no? Finché siamo d'accordo sullo sviluppo del progetto con il gestore di quel sito, va bene, lavoriamo tutti in quello stesso repository. Poi a un certo punto litighiamo e cosa facciamo? Il repository è tuo, ma io non sono d'accordo con come lo gestisci tu, si rischia, no? di avere dei conflitti. Tenete presente che questi meccanismi sono nati soprattutto nel mondo degli sviluppatori open source, no? In cui la cosa, il retropensiero c'è sempre che se quello che fai tu, se come gestisci le cose tu non mi piace, me lo vado e lo faccio per conto mio. Una cosa di questo genere non te lo permette. Quindi si è passati, questa cosa qua l'ha inventata Torvalds, che è il signore che ha inventato Linux, per gestire proprio il kernel di Linux, a un sistema di version control, controllo di versioni, distribuito, in cui non c'è solo un repository, ma ce ne sono tante copie. Quindi io sul mio computer ho la working copy, ma ho anche una copia intera del repository. Tu sul tuo computer hai una working copy, hai anche una copia intera del repository. Poi se vogliamo ci mettiamo d'accordo di avere anche una copia in più del repository su un qualche server da qualche parte, magari accessibile pubblicamente, eccetera, no? Va bene. Allora, cosa succede? Succede che io lavorando, lavoro facendo aggiornamenti e commit, update e commit, tra la mia working copy e il mio repository, che è istantaneo, perché sul mio computer si tratta di copiare dei file all'interno del mio computer, non ho bisogno né della rete, né se anche avessi file di grandi dimensioni, non mi rallenta nello sviluppo, perché comunque lavoro in locale. Ovviamente, allora, ho un primo ciclo di lavoro in cui lavoro sul mio computer avendo repository, quindi se avendo repository vuol dire che ognuno di questi tre signori ha tutta la storia di tutto il progetto, ha una copia. Queste cose qua ovviamente hanno cominciato a aver senso quando le dimensioni degli hard disk hanno cominciato ad arrivare, insomma, al terabyte in su, perché prima non si pensava neanche a questo, no? Perché quando avevi gli hard disk piccolini. Quindi si adatta anche, diciamo così, l'architettura del sistema a quelle che sono le caratteristiche delle macchine di oggi. Quindi non è un problema, dice, vabbè, io c'ho un repository, quant'è? 10 giga, e chi se frega, cosa sarà mai, no? E quindi abbiamo la possibilità di anche andare a vedere cosa abbiamo fatto, cosa hanno fatto altri prima, gli altri branch magari di sviluppo. Abbiamo tutto localmente, quindi possiamo lavorare tranquillamente. Quando vogliamo, però, possiamo anche sincronizzare tra di loro i vari repository. Perché io sto lavorando qua, sto aggiungendo cose nel mio repository, lui sta lavorando qua, sta aggiungendo cose nel suo repository, però sono cose in qualche modo invisibili, private, ciascuna delle proprie. Se le vogliamo condividere, cosa facciamo? Beh, li sincronizziamo con un repository centrale. Quindi la parte centralizzata è utile, se voglio. Poi se non sono più d'accordo con te, io mi creerò un altro repository centralizzato da un'altra parte in cui manderò le mie modifiche e non le mando più a te. Libertà massima. Allora, questa libertà ovviamente si porta dietro una certa complessità di gestione. Quindi bisogna fare un po' attenzione a cosa facciamo. Quindi questo qua è il meccanismo generale. Quindi noi abbiamo le operazioni di commit e update che lavorano localmente sul mio computer tra la working copy e il repository
la mia copia privata personale del repository. Lo chiameremo repository locale. E poi ci sono le operazioni di sincronizzazione tra il repository locale e un repository remoto. Allora, in tutto questo GitHub cos'è? GitHub è un sito che ospita gratuitamente repository remoti. Li rende consultabili, ricercabili, eccetera, eccetera. Perché dove lo metto questo repository remoto? Devo mettere su un server di qualcuno. GitHub è di fatto lo standard per fare queste cose. E quindi ci sono due operazioni che mi permettono di tenere in sync il mio repository locale con il repository remoto su GitHub, che sono l'operazione di push, che trasferisce le ultime, non è che copia tutto, questa figura qua non rende giustizia, non copia tutto il repository là, ci sarà già il remoto. Copia le ultime modifiche che io ho fatto localmente sul mio repository locale e le aggiorna sul repository condiviso remoto. L'operazione inversa, la potevamo indovinare, si chiama pull, cioè va ad aggiungere al mio repository locale le ultime modifiche che sono state fatte da me su un altro computer o da un'altra persona sul repository remoto. Quindi per noi salvare una modifica è un'operazione di due passi. Prima fai commit sul repository locale e poi fai push sul repository remoto. Ok? Ma operativamente in Eclipse c'è un bottone che si chiama commit and push e fa tutte e due le cose da solo, però concettualmente sono diverse, per cui bisogna fare attenzione. Quindi noi stiamo parlando in teoria questo sistemi di version control distribuiti, ce ne sono diversi, no? Ma quello che ha preso per la maggiore oggi è quello che si chiama Git, che è un progetto che ha quasi 15 anni di vita oramai, quindi diciamo decisamente maturo, è usato essenzialmente da tutti gli sviluppatori del mondo, ormai è lo standard per lo sviluppo di tutti i progetti. Se vi interessa si può scaricare da qua, in realtà usando Eclipse c'è già un client Git integrato dentro, no? Che è una plugin che si chiama Git, che è già installato di default dentro Eclipse. Quindi noi non abbiamo bisogno di installare nulla di particolare. No, non c'era Git tra le istruzioni di installazione. Quindi questo serve solamente se avete bisogno di installarlo al di fuori di Eclipse. Ecco, vi installate il Git e avete la possibilità di lavorare con un repository locale. Poi se volete avere anche un repository remoto per poter condividere il progetto con altri, che è quello che faremo qua, nel senso che io faccio esercizi e vi li condivido e viceversa, vi serve un server che contenga il repository remoto. Ci sono vari siti che offrono questo servizio, di cui, come dicevo, il più famoso è GitHub, di cui vi avevo già chiesto di farvi un account gratuito. Poi appunto, come dicevo, per gli studenti è possibile avere anche del software in più gratuito in offerta, ma ce ne sono altri, ma non ci stiamo a perdere nei dettagli. Allora, Git è complesso, cominciamo a vedere le sue basi di partenza. Allora, oggi ci siamo detti, vogliamo fare esercizio del libretto universitario, quindi partiamo da zero, non abbiamo niente, ok? Allora, cosa possiamo fare? La prima cosa da fare è creare un progetto da zero. Ma quindi workflow, qui l'ho chiamato, numero uno, è fatto di questi quattro passaggi, ma adesso li facciamo in pratica. Quindi, situazione, partiamo da zero, foglio bianco, vogliamo risolvere questo esercizio di cui ci hanno fatto vedere il testo. Ok? Allora, come lo vediamo? Questo è un esercizio Java normalissimo. Prendiamo Eclipse e creiamo un nuovo progetto come nulla fosse. Nuovo progetto Java, lo chiamiamo libretto voti, ad esempio. Non faccio JavaFX, semplicemente Java, va benissimo, non mi serve. E ho questo progetto, vedete la, per chi ha la vista buona, qua si vede vicino al progetto c'è una J che indica il progetto Java,
Nei progetti della volta scorsa invece c'era questa sorta di due ondine che rappresenta il progetto JavaFX. Questo è un nuovissimo progetto. Chiudiamo questo che è la roba della volta scorsa, che non voglio che ci dia fastidio. E quindi abbiamo la classe source all'interno della quale possiamo creare nuove classi, non ci sono problemi. Ad esempio una classe voto. Creiamo un package it polito tdp libretto e creiamo lì dentro la classe voto, ad esempio. Voto.java, cosa dice il testo? Dice guarda che ogni voto deve essere composto dal nome del corso, il voto ottenuto e la data dell'esame. Ok, quindi abbiamo un primo numero intero che è il voto, sì. Teniamo il nome del corso e poi la data. Come si rappresenta una data in Java? Allora, ci sono due risposte sbagliate e quella giusta non la sapete, quindi ve la dico io. La risposta più sbagliata è questa. Ok? Mai usare una stringa dove serve un oggetto. Dove serve un oggetto che abbia delle caratteristiche, delle modi di funzionamento particolari. Questa è una data, non è un pezzo di testo. Se avete un pezzo di testo, una stringa, voglio poi vedervi se io vi chiedo mettimeli in ordine cronologico. Cominciate a sudare adesso e finite tra un mese, anche se non è ancora estate. Ok? Oppure fammi vedere solamente i voti che hai preso di venerdì. Mentre invece ci serve un oggetto che ci dica, che sappia come funziona il calendario. Allora, voi potreste forse aver visto nel passato un oggetto che si chiama date, java.util.date, oppure un suo parente che si chiama calendar. L'oggetto date, l'oggetto calendar, erano l'unico modo di gestire le date con le librerie standard di Java fino a Java 6, se non sbaglio. Era un'attività estremamente dolorosa, nel senso che questi oggetti qua avevano più bachi che altro, nel senso nella loro ipotesi di base di funzionamento. Dedicheremo una lezione, visto che le date sono un tema importante, un tema in cui si concentrano di solito il 20% dei bachi di un programma, ho detto un numero a caso ma forse è troppo basso, faremo una lezione apposta sulla gestione delle date. Per ora, quello che vi dico io, che era la risposta giusta che non sapevate, esiste una libreria nuova a partire da Java 7, che è la libreria java.time, un package java.time che contiene tutta una serie di classi che ci permettono di lavorare in modo umano con le date. È corretto. Quindi questa libreria java.time contiene l'oggetto localDate. Quindi guardate, io questo localDate vado a importare localDate da java.time e sono a posto. Ma come vi dicevo, lo spiegone sul localDate lo facciamo un'altra volta, avremo una lezione dedicata. Per ora credetemi che è meglio non usare date e credetemi che tutte le volte che pensate voglio usare string, ripensateci. Ok. Vabbè, questa classe qui, un oggetto normalissimo, adesso poi la completeremo, gli faremo fare delle cose, ma stiamo lavorando in un progetto che è su questo computer, che non è sotto versione, è un progetto Java normalissimo. A me, quando lavoro così, mi sembra sempre di lavorare senza paracadute, senza cinture di sicurezza. Se va qualcosa storto, sono perso, non ho sicurezze.
Perché se io adesso faccio così e lo cancello, e per sbaglio salvo, ho perso tutto. Era poco, ma l'ho perso. Ctrl Z funziona, sì, grazie. Ok? Quindi faccio, finché sono a portata di undo va bene, ma però dovessi fare modifiche su più file diversi, a un certo punto mi incasino e dico, e adesso? Vabbè, cancelliamo tutto e ripartiamo da zero, che non è un buon metodo di sviluppo. Allora, facciamo in modo di portare questo progetto sotto versioning, sotto sistema di controllo delle revisioni. Come si fa? Semplicissimo. Vado sul progetto, tasto destro, Team, allora tutte le funzionalità di controllo versione su Eclipse sono sotto il menu Team. È un team fatto solo da me stesso, ma è un team molto forte. Okay? E l'azione per creare, quindi vedete che è vuoto questo menu Team, non c'è niente, ma perché non abbiamo ancora creato il repository? Appena creato il repository vedete che si popola di 100 voci. La prima operazione si chiama condividi il progetto, share project. Si sarebbe potuto chiamare crea repository, ma l'hanno chiamata share project. Questa è un'operazione con la quale si crea un nuovo repository destinato a contenere le versioni di questo progetto su cui sto lavorando. E lui mi dice, dove lo salvo il repository? Posso salvarlo dove voglio, sul mio hard disk, no? Dammi una cartella in cui salvare le cose. Tipicamente quello che si fa è, c'è una cartella nascosta che si chiama .git all'interno del progetto stesso. Allora, adesso Eclipse è simpatico perché cerca di impedirci di creare un repository all'interno della cartella .git, lui vorrebbe che la creassimo da un'altra parte, però noi insistiamo e lo creiamo dove ci piace. Questa casellina dice crea il repository nella cartella principale del progetto e poi mi spiego perché non è una buona idea, ma fa lo stesso, io lo voglio fare lo stesso perché così è tutto nello stesso punto. E quindi lui mi dice, va bene, allora visto che vuoi creare una cartella principale del progetto, qual è il progetto? Questo, seconda spunta. Provo a fare la seconda spunta, mi dice, ma no, guarda che non è una buona idea, non preoccuparti, va bene. E allora devo cliccare sotto su crea repository e finalmente mi mette la spunta qua. Poi c'è tutto un approfondimento appunto sulla documentazione di questo plugin e Git che ci spiega perché secondo loro è meglio avere il repository da un'altra parte e non nel progetto, ma per me è molto più comodo così, quindi faremo sempre così. L'unica cosa che cambia è dove viene salvato il repository, ok? Per il resto non cambia nulla operativamente se lo scrivassi in un'altra cartella. E quindi, finish, qui ricordiamoci, sono tre click per riuscire a creare un repository. Seleziono, spunto, clicco crea repository e poi seleziono la seconda spunta qua sotto. Finish, e il repository è stato creato. Non lo vedo. Ma sempre qua, per chi ha la vista buona, c'è qua vicino, in basso a destra, nell'icona del progetto, una specie di bidone giallo. Il bidone giallo, qua sotto è una versione piccola di quello che c'è qua sotto, è l'icona che rappresenta il repository. Quindi da questo momento in avanti questo progetto è potenzialmente sotto repository. Adesso però se vado a vedere, qui tra l'altro c'è una finestra che basta andare a pescare da qua, no, se la volete cercare, sui repositories ad esempio, quindi l'avevo già aperta prima, ma che ci fa vedere che adesso per il nostro progetto Libretto Voti c'è un repository salvato sul nostro computer che non contiene ancora nulla. Se cliccate qua vedete che è tutto vuoto. Perché? Perché io ho creato il repository ma non c'ho ancora salvato dentro niente. Ricordate che bisognava fare un'operazione di commit. Io sto lavorando nel working space, poi ho un repository vuoto con zero roba dentro. La prima cosa che devo fare è aggiornare, fare un'operazione di commit
per salvare nel repository la versione attuale, minimale, ma... Allora, questo si fa semplicemente, vedete che anche a fianco di vuoto.java sono comparsi dei piccoli punti interrogativi, che stanno a indicare che questo file non c'è nel repository. No? Mi fa vedere, guarda che questa cosa qua non è ancora... Allora, riapro il menu team di prima, vedete che non è più vuoto, ha molte voci, di cui la prima in alto è proprio commit. Commit. Commit mi apre una finestra qua sotto, adesso l'allargo, che si chiama git staging. In realtà in git è la cosa complicata perché il commit avviene in due fasi. Io magari sto lavorando su più file all'interno dello stesso progetto e voglio fare commit solamente di alcuni di file perché sugli altri sto ancora pasticciando. Però qui i primi li voglio salvare perché sono già in uno stato decente. E allora, se io facessi commit e il commit mi salvasse tutto il progetto, avrei un problema, di fatto rimanderei il commit fino a quando tutto non fosse a posto, vanificando la, diciamo così, la possibilità di salvare tutte le versioni intermedie. Allora c'è questa fase di staging in cui lui mi fa vedere, guarda, questi sono i file, questi sono i cambiamenti che il tuo progetto ha subito dal commit precedente, cioè in questo caso non c'è un commit precedente, quindi dall'inizio. Questi cambiamenti possono essere file nuovi, file modificati o file cancellati. Dimmi quali di questi file vuoi includere nelle operazioni di commit. Questa è la fase di staging, cioè parcheggiamoli. Per selezionare basta scegliere quali file vogliamo e portarli nella parte sottostante, quindi così ad esempio. File modificato lo voglio committare, scusatemi il termine, e quindi lo porto in staging. In realtà c'è una scorciatoia, c'è questo doppio più qua che dice prendi tutti. Normalmente è ciò che vogliamo fare. Abbiamo fatto le modifiche, portiamole tutte in commit. Se c'è qualcosa che non vogliamo committare, lo prendiamo e lo togliamo. E così via. No? Quindi, ciò che c'è nella parte inferiore di questa finestra è ciò che verrà salvato. Poi, qua a destra, devo mettere il commit message. C'è una bella finestra di testo che aspetta solo che noi scriviamo qualche cosa. Allora, qual è il contenuto di questo commit? È progetto iniziale, classe vuoto, vuota. Cosa c'è dentro? E poi faccio commit. Ci ha messo un tempo istantaneo. E sembra non sia successo quasi nulla. In realtà ciò che è successo è che a fianco di vuoto.java l'iconcina è diventata gialla anziché punto interrogativo. Cioè, quindi fa vedere che questo file è stato salvato nel repository. Se vogliamo vederlo meglio, andiamo su team, mostra nella history, show history, compare un tab nuovo con la storia del progetto. Ogni riga qua è un commit. In questo caso c'è un commit che si chiama progetto iniziale, classe vuota, autore, quando è stato fatto, da chi è stato salvato, eccetera. E qui sotto, vabbè, c'è il commento. E in basso a destra ci sono i file che sono stati salvati. Quando andremo avanti, questa finestra si arricchirà con tutte le varie versioni successive. Quindi, ad esempio, nella mia classe vuoto, come minimo, dovrò aggiungere un costruttore e dei metodi getter e setter per i campi, se no non la posso usare questa classe. Allora la facciamo, creiamo il costruttore usando i campi voto, corso e data, va bene, e poi mi creo i metodi getter e setter per i tre campi, quindi inserisci source, dove è andato? Source genera getter setter di corso, data e voto.
genera fluff. Ok? Io a questo punto posso salvare questo file. Salvando questo file, che quindi ho modificato, compare quest'icona maggiore dicendo guarda che c'è una versione nuova di questo file, se vuoi devi fare commit. E se io voglio faccio commit, la versione commit mi dice, in realtà vuoto.java me lo mette già tra i file da salvare, perché l'ho già aggiunto prima, e come messaggio di commit è aggiunto metodi standard. Aggiunti, che sono i costruttori getter setter. Commit, sono salvati, e a questo punto nella history vedete che ho due versioni, quella con il progetto iniziale e quella con aggiunti metodi standard. Le nuove versioni sono sempre in alto. La versione più recente di tutte è quella che ha l'etichetta head, cioè quella in testa al progetto. L'etichetta master indica qual è il ramo di sviluppo. Io potrei avere più rami diversi, no? Del progetto che porto avanti, e a ognuna posso dare un'etichetta, un nome. Per default ce n'è una principale che si chiama master, il ramo principale. Noi lavoreremo molto raramente con dei branch aggiuntivi rispetto al master. Quindi avremo un branch solo che è il master, e di questo avremo molte revisioni, molte versioni, di cui una è quella più recente, quella head, quella in testa. Ora, tutto questo lo sto facendo sul mio computer. Se io volessi tornare indietro a questa versione, lo posso fare tranquillamente con un'operazione che si chiama di checkout. Estrai dal repository di questa versione e sono tornato alla versione vecchia. Ok? Poi posso ovviamente, per fortuna, tornare alla versione nuova. Dove è andato? Ritorno sul master e mi dà l'head del master. Adesso qui non andiamo, non abbiamo tempo oggi, no, di andare in tutti i dettagli di come funziona questa cosa. Sappiamo semplicemente che abbiamo tutte le versioni possibili, possiamo tornare indietro, avanti, consultarle, eccetera. Le versioni sono salvate dal repository e sono immutabili, non si cambiano più. Ciò che posso cambiare è la working copy. Ok, adesso però tutto questo è solo sul mio computer. Come faccio a condividerlo con voi? Per condividerlo con voi dovrò creare una classe, quindi siamo arrivati qua, creo un progetto in Eclipse, creo un repository, adesso devo creare un progetto su GitHub. Quindi vado sul sito GitHub, ciascuno di voi avrà il proprio profilo in cui può creare progetti. Poi è possibile creare dei gruppi di lavoro che in GitHub si chiamano organization, di cui noi abbiamo questa TDP 2019, che è quello che usiamo durante il corso. Voi nella vostra area potete creare progetti, usarli, fare ciò che volete. Ovviamente in TDP 2019 non avete i permessi di modifica, ma io sì, e quindi lo posso creare qua dentro, altrimenti voi lo create tranquillamente nel vostro profilo. Poi vi spiego come fare a lavorare nel vostro profilo con i progetti che creiamo qua. Allora, io qua creo un progetto nuovo, quindi abbiamo nella vista repository del profilo, se fosse il profilo normale sarebbe così. Potete andare sul repository e c'è il bottone nuovo. Questo è il vostro profilo personale. Qui lo faccio sulla pagina di gruppo, è uguale. Nuovo repository. Che chiamo libretto voti, con lo stesso nome, del progetto. Non siamo obbligati, ma mi sembra una buona idea farlo, con lo stesso nome. Quindi esercizio. Libretto voti, svolto in aula,
a partire perché non lo finiamo di sicuro oggi, dal 11/03/2019. Questo repository può essere etichettato come pubblico o privato. In realtà ci sono delle limitazioni su quanti repository puoi creare privati se hai un account gratuito. Il modello di GitHub è: finché tu carichi roba pubblica non paghi, se vuoi cominciare a caricare delle cose private ti faccio pagare un abbonamento. Adesso non nel nostro caso, poi ultimamente ogni volta rilassano sempre di più i vincoli, quindi. Però nel nostro caso ovviamente ciò che faremo sarà sempre pubblico. Se voi fate qualche cosa per conto vostro, ovviamente lo potete etichettare come privato e poi condividerlo solamente con chi vi interessa. Crea repository. Adesso molto gentilmente GitHub ti dice: vuoi che questo repository te lo crei vuoto oppure ti aggiungo già dei file di partenza, tipo un file readme o qualcosa di questo genere? No, non accettiamo questa sua gentilezza. Perché se accettassimo questa gentilezza, lui creerebbe un repository che ha dentro una prima versione che contiene il file readme. Noi sul nostro computer abbiamo un repository in cui quella revisione col file readme non c'è, e quando cerchiamo di fare push, lui mi dice non puoi, perché la versione che mi stai cercando di mandare non è compatibile con quello che contiene già il repository. Quindi dobbiamo creare un repository proprio vuoto. Crea repository. Se poi vogliamo mettere un readme lo aggiungiamo dopo, ma lo aggiungiamo da Eclipse e poi facciamo un push. Ok, quindi adesso abbiamo lavorato su GitHub senza guardare Eclipse. Abbiamo creato un repository vuoto. E lui mi dice, va bene, sto qua c'è, ma è vuoto, quindi mi dà delle istruzioni per dire come fare a riempirlo, a popolarlo. Ogni repository ha un suo indirizzo ben definito, che è questo. Sarà github.com/il nome del profilo, quindi sarà il vostro nome, /il nome del progetto. Questo è l'indirizzo da usare dentro Eclipse per poter fare push dentro questo repository GitHub. Allora, faccio copia questo, si può anche cliccare qua per fare copia, e uso questa informazione per fare push di questo progetto. Quindi questo repository locale, che adesso ha due versioni, lo mando su GitHub. Tasto destro, team, push. Fai push del ramo master, è l'unico ramo che abbiamo, quindi va bene. La prima volta lui non sa dove fare push. Mi chiede quali sono i dati del repository remoto su cui fare push. Come ho fatto a compilarli? Ma perché io ho appena fatto copia di questo. E allora Eclipse se l'ha incollato da solo in questa casella. Quindi qui dovete inserire l'indirizzo su cui far push, appunto se l'avete appena copiato negli appunti se lo prende da solo, e sotto dovete inserire le vostre credenziali di GitHub, ovviamente. Quindi lo username di GitHub e la password di GitHub. Una sola volta dovete fare questo lavoro, poi le credenziali, se volete, lui se le ricorda per voi, e il progetto ovviamente nel momento in cui l'avete salvato rimane associato, il repository remoto e quello locale rimangono associati, e quindi questa informazione qua non ve la chiederà più. La prima volta però sì. Quindi ho detto, questo repository, queste sono le mie credenziali, e poi ci sono due o tre passi inutili in cui mi dice, allora, voi che io mandi il branch master e questa release qui, che è l'ultima che ho aggiunto, su questo repository remoto, in un branch che anche nel repository remoto si chiama master, e vuoi che le operazioni di push e pull tra questo e quell'altro repository siano, diciamo così, collegate, quindi te lo ricordi per i prossimi push, per i prossimi pull? Sì, a tutto, sì, lo voglio. Passo successivo. Ok, con queste informazioni ti dico cosa sto per fare.
il master locale lo mando sul master remoto, che è un nuovo branch, perché sul remoto non c'è ancora nulla. E quindi è un branch che devo creare. Va bene? Sì. Fai push. Qua sotto vedete che faceva cose, e questa finestra è la finestra di conferma. Ho fatto questo. Fatto. Fatto davvero? Beh, andiamo qua, qui non è cambiato nulla, ma ovviamente se faccio aggiorna della pagina, vedrò su GitHub questo mio progetto, i file che ho appena salvato. Se vado, vedete che ci sono due commit, se clicco sulla voce commit mi fa vedere i commit che ho messo, chi li ha messi, quando, quali sono i commenti, quindi tutto il mio repository è stato copiato e trasferito su GitHub. Da dentro sono in avanti, sono sincronizzati i due repository. Da adesso in avanti il ciclo di lavoro è molto più semplice, nel senso che se io a questo punto voglio creare una nuova classe libretto, per dire, e poi vediamo cosa metterci dentro, la salvo, se volessi salvarla, posso, vedete, c'è il punto interrogativo che dice è una classe nuova. Faccio commit, quindi commit è la freccia verso il bidoncino, oppure posso fare direttamente, sì, commit. Che cosa? Questo, messaggio, classe, libretto, vuota, e qui posso decidere se fare semplicemente commit, quindi salvo localmente, per poi fare push dopo, oppure voglio fare commit e push insieme. Commit e push, lui fa il commit istantaneo, fa il push, mi conferma che cosa ha fatto sul remoto e finisce lì. E ovviamente dall'altra parte chiunque, cioè voi, potete vedere che la classe libretto c'è già sul repository. Ok? Quindi questo è un modo per, ovviamente, adesso lo stiamo facendo come esempio, non è che facciamo un push ogni volta che scrivo due righe di codice, no? Ma neanche, aspetto 200 righe di codice per poi salvarlo. Cioè una volta nella quale il programma arriva a un certo punto, facciamo un commit. L'unica, vi dico ancora una cosa, è la terminologia. Se io apro adesso nella vista repository il progetto, vediamo che adesso ha un branch che si chiama master, ma questo lo sapevamo, e ne ha uno solo, e ha salvati dei cosiddetti remote. Remote sono tutti i repository remoti, può essere più di uno, associati a questo progetto. Normalmente il repository remoto principale per un determinato progetto prende il nome di Origin. È un nome, potremmo chiamarlo Giuseppe. Si chiama Origin. Per default a un certo punto ce l'ha chiesto e noi gli abbiamo detto che andava bene così. Quindi, solitamente quando parliamo del remoto oppure dell'origin è la stessa cosa. Stiamo sempre facendo riferimento al repository di remoto, che in questo caso per noi è su GitHub. Ok. Adesso, se voi volete lavorare su questo progetto, come potete fare? Perché abbiamo visto il primo workflow, cioè parto da un progetto, lo creo e lo condivido. Va bene. Ma come faccio a lavorare sul progetto di qualcun altro? O meglio, come faccio ad andare avanti partendo da un progetto di qualcun altro? Voi, l'operazione inversa a quella di creazione di un progetto si chiama clonazione del progetto stesso. Clonare un progetto è l'operazione di scaricamento iniziale da un repository remoto per creare un repository locale.
clone. Infatti lo vedete qua. Se voi volete sul vostro computer farvi una copia di questo repository, se clicchi qua ti fa vedere l'indirizzo del repository, che è lo stesso di prima. Essendo un repository pubblico, chiunque può clonarlo. Se fosse un repository privato, solamente chi ne ha il permesso potrebbe clonarlo. Se voi clonaste questo repository, e immaginate un po' dov'è, no, ma è nel menu file, adesso vi faccio vedere poi in Eclipse dov'è la voce per clonare, lo potreste leggere, potreste lavorare sulle working copy, potrete fare dei commit locali, ma non potrete mai fare push, perché su questo repository è pubblico in lettura, ma non è aperto in scrittura. Pubblico vuol dire semplicemente visibile, non vuol dire aperto a tutti. Quindi voi avreste solamente metà possibilità di lavorare, perché non potete mai fare push e quindi non riuscireste mai a salvarvi le versioni del vostro lavoro. Allora, ciò che vogliamo fare invece è fare in modo che voi possiate avere una copia di questo progetto nel vostro profilo, nel vostro profilo personale. Voi potreste fare clone del mio progetto e poi push nel vostro, ma diventa incasinato. C'è una scorciatoia per fare questo. Se voi volete nel vostro progetto avere una copia di un progetto esistente, e quindi poi nella vostra area, quindi potete fare ciò che volete, potete modificarlo tranquillamente, fare il push che volete, c'è questa operazione di fork. Biforca il progetto. Cioè questo progetto è lì, rimane lì. Se io clicco su fork, sto chiedendo GitHub, mi fai una copia di questo progetto? Una copia che a questo punto farà una fotografia del repository in questo istante, me lo copio dall'altra parte, da quel momento in avanti quei due repository non si parlano più. Poi se il primo viene aggiornato, il secondo è totalmente indipendente. Quindi non viene tracciato nel tempo questo fork. È un'operazione di copia, copia e incolla. E lui mi chiede, dove vuoi salvarlo questo progetto fork, questo progetto biforcato? E mi dà un elenco dei profili su cui io ho il permesso di scrittura. Vabbè, voi tipicamente avrete il vostro, se non avete creato le organizzazioni dei gruppi. E quindi dico, va bene, io questo libretto voti me lo voglio copiare sul mio progetto, sulla mia area. E quindi mi creerà una copia all'interno di Fulvio Corno slash libretto voti del progetto libretto voti forcato da TDP 2019 slash libretto voti. Questo è un progetto diverso da quello precedente e io ci posso lavorare a parte. Quindi questo è ciò che faremo ogni volta in laboratorio. Vedete un progetto, noi lo salviamo qua, voi vi fate un fork e dal fork, adesso vi vediamo come, facciamo un clone locale e cominciate a lavorarci. Così lavorate sul vostro repository. Così quando poi avete una domanda, qualcosa non vi viene, oppure finito il laboratorio, arrivo a casa, vado sul mio computer che ho a casa, faccio clone la prima volta, oppure faccio pull le volte successive e mi dà le modifiche che ho fatto. Oppure mi dite, ma non mi viene quell'esercizio? Non ho capito questo punto? Ho provato a scrivere così ma non faccio come dovrebbe? Allora, anziché fare come fanno i trogloditi, cioè fare una foto col telefono allo schermo, e poi mi mando una foto che è storta, sbilenca, sgranata, sfocata, e far vedere solamente quelle 10 righe, magari l'errore è sulla 11ª, cosa me ne faccio? Mi mandate un link al vostro repository, dicendo io il mio lavoro è qua, non funziona, dagli un'occhiata. Allora io vado, visto che il repository è pubblico, lo posso vedere, se capisco guardando il codice bene, se no mi posso fare un clone, ci lavoro localmente e vedo e capisco cos'è. Quindi diamoci gli strumenti di lavoro che siano efficaci per ciò che ci serve. Quindi il vostro workflow in laboratorio sarà, vado lì, vedo quell'esercizio di oggi, faccio fork e ci lavoro. Dopo che ho fatto fork, cosa succede? Quindi ragganciamoci qua. Nel mio profilo ho una copia di quel repository remoto.
nel mio profilo su GitHub, adesso però lo uso sul mio computer. Adesso dimentichiamo tutto. Chiudiamo questo progetto. Perché questo è il progetto su DDP 2019, eccetera. Addirittura, guarda, facciamo un'operazione di chiarezza. Apro un altro workspace, addirittura, su Eclipse. Per dire, adesso siamo, facciamo finta di essere a casa su un altro computer. Poi c'è una buona parte della vita di solito che si passa a guardare questa freccia verde. E diciamo, a casa, beh, io mi ricordo che ho fatto, c'era un esercizio che ho fatto in classe, mi sono fatto un fork nel mio profilo, adesso ci voglio lavorare. Come posso fare? Qui sono su un Eclipse pulito, vedete. Allora vado sul progetto mio, del mio profilo, e mi copio l'indirizzo di clone. Copia. In Eclipse creo un nuovo progetto, no, other, scusate, qua sotto other, non mi ricordo se sto, no, se su import, scusate, mi dimentico sempre, ma ok, cancello l'ultimo 30 secondi, file, import, importa un progetto, perché non devo crearlo nuovo da zero, c'è già creato, importandolo dove? Da Git, importa un progetto da Git, da un server Git, da un repository Git. Un repository locale che ho salvato sul mio computer o un repository remoto che ha qualche indirizzo? Un repository remoto, di cui ti do l'indirizzo di clone. Clone URI è questa. Avanti. Lui si è andato a prendere questa cosa, vedete che è quella del mio profilo, non è quella di TDP 2019. Vado avanti. Eclipse mi dice, guarda che ho visto quel repository, dentro c'è un branch master, lo vuoi? Se fossero più branch mi permetterebbe di scegliere quali branch voglio copiare, non sono obbligato a copiare tutto il repository. Dove vuoi salvarlo? Non mi piace dove lo mette lui, ma per ora va bene. E dopo che l'ha salvato mi dice, guarda che io vedo che ci sono dei progetti Eclipse dentro questo repository. Io avrei potuto fare clone di qualunque cosa, invece lui si è accorto che ho fatto clone di qualche cosa che conteneva un progetto Eclipse. Allora, lo vuoi creare come progetto nel workspace? Eh beh, certo. Come lo vuoi chiamare? Così. Ho chiamato workspace, altrimenti avrei avuto conflitti col nome. Finish. E a questo punto ho una copia locale privata del mio progetto con cui potete lavorare tranquillamente e fare, come abbiamo visto prima, commit e push. L'operazione inversa commit e push ve la indico solo, adesso non abbiamo nulla da incorporare, ma è l'operazione di pull. L'abbiamo visto prima. No? Immaginate che io voglio lavorare su due computer diversi. Su uno create un progetto, ci lavorate, fate dei push sul repository remoto. Sull'altro computer è rimasto indietro. Quindi prima di lavorare dovete andare a fare un pull dal repository remoto all'altro computer per poter avere a questo punto i file aggiornati e lavorare anche sull'altro. Sono tanti termini, c'è tanto gergo qua, repository, pull, push, commit, eccetera, ma alla fine poi l'importante è essere ordinati nei passaggi e capire sempre dove abbiamo l'ultima versione, qual è la versione su cui stiamo lavorando. Imparato questa meccanica poi diventa abbastanza naturale, quindi usatelo proprio anche per conto vostro. Ok. Torniamo al nostro esercizio e andiamo ancora un po' avanti. Ok, io lavoro
sul progetto, sul spazio TDP, così voi potete vedere direttamente la versione più aggiornata. L'unica partenza è che nel momento in cui fate fork, se io poi aggiorno il progetto di partenza, non lo vedete più nella vostra copia. Quindi o andate a rifare un altro fork, cancellando il progetto vecchio, non c'è più, non c'è una magia che permette di capire esattamente che cosa, come conciliare le mie modifiche con le vostre che sono fatte in due repository diversi. Quello che noi faremo poi nei laboratori è di avere il branch master che contiene il progetto di base, di partenza, lo scheletro su cui lavorare. Poi noi andremo avanti a fare la soluzione in un branch separato, che si chiamerà quasi sempre soluzione. Così voi potrete anche lavorare nel master per sviluppare il vostro progetto e poi andare a confrontare sempre quella che è la nostra soluzione senza che i due branch si debbano interferire, si debbano toccare. Quindi è possibile avere più rami di sviluppo diversi all'interno dello stesso repository. Ma poco per volta ci abitueremo. Allora, adesso con la testa piena di Git, la mettiamo da parte, cominciamo ad affrontare il primo punto, no? Di questo esercizio. Cioè nel libretto inseriamo un elenco di 10 oggetti vuoto a piacere. Poi le volte successive andremo avanti con questo progetto. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che la mia classe vuoto per ora, scusate, la mia classe libretto per ora non contiene niente. E voglio che sia in grado ovviamente di contenere i miei voti. Quindi, quali dati dovrà avere? Cosa ci metterete qua dentro? Cosa ci mettereste qua dentro? Una lista di voti. Giusto? Cioè, un libretto contiene un elenco di voti. Un elenco ordinato, forse, non lo sappiamo, non ci interessa per il momento, ma un elenco di oggetti vuoto. Quindi noi abbiamo un campo, il dato principale che questo libretto dovrà gestire dovrà essere una lista di voto, che chiamo con tanta fantasia voti. Noi conosciamo già le liste, ne conosciamo due, no? La array list e la linked list. Entrambe sono list. Qui, se ci ricordiamo qualcosa, list è una interfaccia predefinita di Java, dentro java.util. Ecco, attenzione qua a non essere infetti da una malattia che si chiama cliccare a cavolo. Perché ad esempio io qua, list, ovviamente lui mi chiede, non conosce come nome, mi chiede da dove vuoi importarlo. Ecco, il primo link è a cavolo, nel senso che la libreria AVT noi non la usiamo, quello che è utile è java.util. Quindi, se cliccate sulla prima voce che vedete, e poi è quella sbagliata, poi dopodiché venite e dite, ah, ma è tutto rosso, non è rosso ovunque, potrei non essere tanto gentile, se capitasse questo. Quindi facciamo sempre attenzione, questa lista è nella libreria java.util ed è, dicevamo, un'interfaccia e non è una classe. Ci sono due classi in Java che permettono di gestire delle liste, che dicevamo ArrayList e LinkedList. Entrambe implementano un'interfaccia list. E l'interfaccia list che cos'è? L'interfaccia list definisce un certo insieme di metodi, adesso qua non li fa vedere, ma vabbè, non perdo tempo adesso, scusate. Un certo insieme di metodi che sono tipicamente l'add, il contains, il remove, per gestire gli elementi della lista. Noi potremmo decidere qua di usare ArrayList o potremmo decidere di usare LinkedList.
Dal punto di vista funzionale è lo stesso, cioè fanno entrambi le stesse cose. Dal punto di vista prestazionale, quindi la velocità con cui eseguono le varie operazioni, no, si comportano in modo diverso. E lo vedremo in una delle prossime volte. Faremo anche dei benchmark per capire quali operazioni sono veloci con una, quali operazioni sono veloci con l'altra. Ma qui cominciamo già a imparare una cosa, un pattern di programmazione che cercheremo di usare sempre. Quando possibile, definiamo le variabili nel modo più generale possibile. Voti lo definisco come list. Qui non ho ancora deciso, non voglio decidere, non interessa a nessuno se questa, adesso per ora, se questa sarà una array list o una linked list. Poi nel costruttore, certo che quando creo l'oggetto dovrò usare una classe concreta. Quando definisco il costruttore public libretto, lì dentro dovrò dare, dovrò inizializzare questa lista. No? Adesso ho dichiarato così, voti è null. La voglio creare una lista, che ad esempio un array list di voto. Allora, quando faccio l'operazione new, dovrò necessariamente usare una classe concreta. Quando dichiaro la variabile, posso semplicemente dichiararla usando l'interfaccia. Questo vuol dire che chiunque usi, se anche avessimo dei metodi, quando implementeremo dei metodi di questa classe che usano il campo voti, o che vogliono l'elenco, sarà sempre list. Chiunque da un esterno di questa classe non vuole e non deve sapere se qua dentro ho usato una array list o una linked list. Non gli interessa. L'ultima cosa che voglio è che se io domani decidessi di sostituire array list con linked list qua dentro, lo nuovo che mi ha fatto l'interfaccia grafica deve andare a modificarsi tutto il suo controller. Dice, ma perché? Cosa c'entra? Niente, appunto. Però se io ho chiamato questa array list e questo array list è stato usato in tutte le volte in cui ho restituito, che ne so, l'elenco dei voti per essere visualizzati, l'elenco dei voti per essere stampati, eccetera, e l'ho restituito con una variabile array list, e qui cambio linked list, devo cambiarlo poi ovunque. Io devo mantenere le interfacce più generali possibili e le implementazioni più specifiche possibili, più ottimizzate possibili rispetto all'obiettivo che ho. Questo lo useremo tantissimo. Vedremo, e lo vedremo sempre di più, no? Che un metodo di lavoro normale dichiara le variabili usando il nome di un'interfaccia e ovviamente poi crea gli oggetti usando il nome di una classe. Addirittura noi avremo, quando faremo il database, delle classi che usiamo e non sappiamo neanche quali sono, non sappiamo neanche come si chiamano, perché qualcun altro le crea per noi. Ma noi sappiamo che implementano una certa interfaccia ed è ciò che ci basta per usarle. Ok. Qui, aspetta, la graffa è finita nel posto sbagliato. L'ultimo pensiero con cui poi ci lasciamo è, vabbè, in questo caso che differenza c'è tra voti uguale null e voti uguale new array list? Che nel secondo caso voti è un riferimento a un oggetto array list creato che contiene zero elementi. Quindi un array list vuota e un array list nulla sono due cose completamente diverse. Nullo è il riferimento che è nullo. Se il riferimento è nullo, punta ad oggetto array list che può contenere 1, 2, 1000 elementi. Ma il testo mi dice, beh, devi aggiungere 10 elementi, e vabbè. Quindi vuol dire che io devo avere un metodo pubblico per aggiungere un elemento a questa lista. Allora, io ho due ipotesi su come definire questo metodo aggiungi. La prima parte è di dire come contiene questa lista dei voti. Allora, ci aggiungerò
la data, ha svolto l'esame e poi local date la data. Oppure qualcun altro mi dice, io invece preferisco aggiungere un oggetto di tipo voto. Cioè, alla classe libretto è più utile avere un metodo add del primo tipo o un metodo add del secondo tipo? Che differenza c'è? Beh, nel primo tipo mi dai tre pezzi di informazioni che costituiscono un voto, qua dentro devo fare il new voto per crearmi l'oggetto e poi aggiungerlo alla lista. Nel secondo caso la new deve fare il chiamante. Prima di chiamare questo metodo devo fare un new voto e poi con gli stessi valori, con gli stessi dati e poi metterlo lì dentro. Alla fine l'oggetto voto che usa quei valori, con quei valori lì lo devo creare e poi devo aggiungerlo alla lista. Di sicuro queste operazioni sono da fare. Si tratta solo di capire se conviene fare dentro o fuori la classe libretto. Nella classe libretto o in chi la chiama. Sulle mani per chi vuole la prima soluzione. Sulle mani per chi è per la seconda soluzione. Tutti gli altri dormono. Ok, sì, è giusto, la seconda soluzione è quella buona. Perché? Questa è un po' più difficile. Come domanda? Perché se un domani qualcuno decide di modificare la struttura interna della classe voti, questo non lo devo toccare. Questo sì. Immagina, c'è una cosa qua che manca, il numero di crediti. Ad esempio. Allora, adesso vado a modificare la classe voto, aggiungo il numero di crediti, questo metodo è da buttare, da rivedere, da correggere. E se mi dimentico di correggere, creerò delle classi con il numero di crediti uguale a 0, che non è bello, perché non vi lavorate più. Invece nel secondo caso ho un oggetto voto, purché sia, qualunque sia la struttura interna dell'oggetto voto, questa classe funziona. Meno dipendenze ho tra una classe e l'altra, più vivo tranquillo. Questo è un altro principio di progetto che cominciamo a imparare oggi. Disaccoppiare gli oggetti in modo che un oggetto possa lavorare con altri oggetti conoscendo il meno possibile di questi altri. Meno conosco, meno ne sono influenzato, meno gli altri possono far danni su di me. Ok, questo discorso qua lo riprenderemo la settimana prossima. Invece domani avrete un discorso analogo per lavorando sull'architettura di un'applicazione JavaFX. Grazie di tutto.